Ciao a tutti, eccoci qui di nuovo ad un nuovo incontro al mio canale Ceramicanto, quindi benvenuti. Anche oggi andremo a realizzare un oggettino veloce, veloce, semplice, semplice. Quindi il mio tutorial è rivolto ovviamente a tutti, ma soprattutto ai bambini e a tutti coloro che si trovano alle prime armi ad usare l'argilla. Useremo attrezzature di riciclo che abbiamo comunemente in casa, per cui realizzare un oggettino avrà un costo bassissimo. Dovreste solamente affrontare la spesa della cottura se non avete un forno, ma quello è risolvibile se avete vicino un ceramista oppure il fornitore stesso che vi ha venduto l'argilla. A bassissimo costo potrete insomma far cuocere il vostro oggettino. Oggi andiamo a realizzare un bellissimo pesciolino visto il periodo estivo, quindi prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e di mettere un like al video se vi è piaciuto. E quindi cominciamo. Buon lavoro. Allora, andiamo a prendere la nostra argilla. Il filo ci tagliamo quella che ci serve senza alcuna fatica. Tagliamo con il filo perché il filo non ci fa fare nessuna fatica e praticamente riusciamo a fare un taglio, diciamo, molto più preciso rispetto a un qualsiasi altro strumento, per se avessi usato qualsiasi altro tipo di strumento per tagliarla. Quindi la posizioniamo sulla nostra, sempre sulla nostra tovaglietta, così ci dà modo di non attaccare l'argilla sul piano lavoro mentre la lavoriamo. E andiamo a rullare non più di due volte, due o tre volte, e giriamo in continuazione, come ripeto sempre, perché più giriamo, poche rullate, più giriamo, più si allarga fino allo spessore desiderato. Vedete, io non sto facendo fatica, ma vado solo un paio di volte, non di più, a rullare, altrimenti si formano gli avvallamenti. Invece io devo farla più liscia possibile. Non mi stancherò mai di dirlo, eh? Se poi mi seguite nei vari video, vi renderete anche conto che è molto più semplice. Adesso io mi sono creato uno spessore di circa mezzo centimetro su tutto il perimetro e più o meno è questa la misura che dovete rispettare anche voi. Poi vi ritagliate il vostro pesciolino, ve lo disegnate come volete. In questo caso io ho preso questo pesciolino, l'ho disegnato così perché poi sono i colori che rispetterò poi alla fine, una volta cotto, magari lo colorerò proprio così. E quindi niente, essendo rigido, mi dà l'opportunità di tracciare tranquillamente il contorno con lo stecchino senza che si rovini il disegno stesso. E lo vado a trasferire esattamente sull'argilla, tagliando perfettamente il contorno del pesciolino. Faccio un taglio di lato e tolgo l'argilla che non mi occorre. Vedete il pesciolino? Adesso lo metto sul mio tornello per farvi vedere meglio l'esecuzione del pesciolino. In maniera veloce facciamo adesso i bordi, li andiamo a schiacciare leggermente. Vedete? Togliamo i bordi alti del taglio preciso, ce li arrotondiamo, rendiamo più smussati gli angoli. È più carino l'oggettino, no? Se lo rifiniamo in questo modo. Bene, adesso voi avrete davanti anche il vostro disegno, no?
e praticamente dovete con lo stecchino rifare tutti quanti i contorni del disegno, tracciandoli con lo stecchino, vedete? Più o meno, qua. E l'occhio ce l'abbiamo qui. Adesso lo facciamo a rilievo, alcune parti le facciamo a rilievo, quindi prendiamo un pezzettino di argilla e mi vado a rullare un colombino, così facciamo il rilievo. Alcune parti mettiamo in evidenza del pesciolino, alcune altre no, rimangono incise. Allora, cerchiamo di farlo dello stesso spessore il nostro colombino. Sapete che si chiamano colombini questi cordoncini, eh? Bene, ci prendiamo la nostra colla liquida, che non è nient'altro che argilla liquida, no? Che ci serve per incollare meglio tutti i pezzi dei nostri oggettini che andiamo a realizzare. Allora, adesso io passo esattamente sulla riga che ho tracciato poco fa con lo stecchino e metto quella in evidenza. Adesso faccio la stessa cosa con l'altra. Adesso posso farmi anche l'altra al finale vicino alla coda e metterò in rilievo queste parti qui. Come metterò anche in rilievo, faccio una pallina, l'occhietto, quindi la pallina, poi la schiaccio leggermente e la rendo un po' ovale, simile all'occhio. E vado a mettere la colla anche sull'occhio, se è leggermente più grande non fa niente, vedete? E quindi vado a incollarmi l'occhio del pesciolino. Adesso ho una penna con la parte posteriore, con un pennarello, con la parte posteriore del pennarello faccio un buchino per far posto alla pupilla. Mi faccio un'altra pallina piccola. Metto la colla all'interno del foro che ho appena fatto e metto la pupilla all'interno. Posso anche fare il bordo qui della bocca e metto un altro colombino. Bene, il resto me lo vado ad incidere con uno stecchino più piccolo, che è molto più delicato e si prende meglio nelle situazioni come questa, magari dove il lavoro è più delicato, si prende lo stecchino più piccolino e andate a fare tutte queste incisioni che lo rendono ancora più carino. Altrettanto potrete fare voi. Io adesso ho dato un indizio, ma voi farete come volete, ovviamente. Ecco qui, il pesciolino è appena fatto, quando sarà cotto lo colorerete come vorrete voi. Quindi da me e Rocky un saluto e al prossimo incontro.